del procuratore di Caltagirone sul duplice omicidio di Palagonia. Prove schiaccianti incastrano il 18enne ivoriano, ma si indaga ancora per possibili complicità di italiani che potrebbero avere indicato proprio quella casa come obiettivo della rapina. Il CARA di Mineo è un'emergenza di Stato, ha aggiunto il magistrato. Sono arrivati in 47 a maggio, Roncobello, paese della Bergamasca, con 492 abitanti e un parroco che ha chiesto ai fedeli un'opera di carità. Ospitare quei profughi in attesa di ripartire. Nessuno ha risposto. Loro sono ora in una struttura senza riscaldamento, gestita dalla Caritas, e tra un po' il freddo si farà sentire. 311 euro al mese per famiglia, questo è il costo medio degli asili nidi comunali in Italia, croce, delizia dei genitori, perché oltre a costare non poco, a volte proprio non ci sono. A Reggio Calabria la riapertura grazie ai volontari di Action Aid, nell'unica struttura pubblica, e a Guastalla, nell'Emilia del terremoto, si inaugura quello che hanno già definito il più bello del mondo. Un'altra indagine aperta su Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genia Carogna, il tifoso napoletano che comanda e agita l'ala dura della tifoseria napoletana. La recente rissa tra frange rivali di ultras allo stadio San Paolo, l'ombra della criminalità sui clan rivali di Forcella e delle Rione Sanità. La Digos indaga su una strana riunione tra tifosi. 25 anni compiuti da poco e già un gran futuro da correre, tornante dopo tornante nelle salite delle corse a tappe più prestigiose. Fabio Aru, secondo al Giro d'Italia, ora è al comando della Vuelta. Una carriera iniziata come gregario di Nibali, poi l'affrancamento, e salita dopo salita è arrivato tra i grandi che ora lo temono. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. In apertura abbiamo il delitto della coppia di coniugi a Palagonia, nel Catanese. Lo sapete che in carcere c'è un giovane ivoriano. Oggi c'è stata una conferenza stampa del procuratore di Caltagirone. Gli elementi a carico del giovane sono gravi e l'impianto accusatorio è granitico, ha detto il magistrato. Il giovane è un richiedente asilo che si trovava nel centro CARA di Mineo ed era arrivato in Italia nel giugno scorso. Ora però potrebbe aver avuto anche dei complici italiani che gli avrebbero indicato la casa, la villetta dei coniugi di Palagonia. Poi il magistrato si è soffermato anche sul CARA di Mineo, su questa situazione. CARA di Mineo è uno dei centri per i richiedenti asilo più grandi d'Europa. Il CARA, ha detto, è un'emergenza di Stato, dove appunto, intanto nei pressi del CARA è arrivato proprio il leader leghista Salvini. Vediamo il servizio. Che sia stato lui la procura non ha dubbi, ma certamente non era solo. Qualcuno potrebbe averlo spinto a fare quel massacro. Tanti interrogativi rimangono dietro al delitto dei due coniugi di Palagonia, provincia di Catania. Gli indizi nei confronti di Mamadou Camara, l'ivoriano di 18 anni arrestato per il duplice omicidio, sembrano precisi e concordanti. In carcere da domenica scorsa, quando a rientro al centro richiedenti asilo di Mineo, il suo borsone pieno di roba rivelatasi presa dalla villetta della strage aveva insospettito i militari alla sbarra. L'ivoriano è accusato di omicidio, rapina e anche di violenza sessuale nei confronti della donna di 70 anni, abusata, secondo i risultati dell'autopsia, prima di essere gettata dal balcone del primo piano. Il marito invece è morto per un taglio alla gola, ma sarebbe stato colpito da più oggetti e da più persone, una tronchesina, una tenaglia, un cacciavite, uno sgabello. Dunque il ragazzo aveva dei complici, qualcuno che lo ha portato nella villetta, che ha colpito insieme a lui. Nonostante il riserbo delle indagini, gli inquirenti non cercano tra i migranti, tra i compagni del centro di Mamadou, ma parlano di complicità del posto, malavita locale. Lui, a mio avviso, e anche leggendo l'articolato ordinanza del GIP, è in una posizione assolutamente blindata. Come diceva giustamente il signor Questore, tutti gli accertamenti che saranno fatti sulle sostanze ematiche, su tutto quello che è stato repertato all'interno del luogo del delitto, ci daranno delle indicazioni circa la possibile esistenza di complici e anche dall'esame dei tabulati si potrà anche vedere se
tra questi complici possono essercene di nazionalità italiana. Secondo un timing confermato dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del CARA di Mineo, Camara è uscito dal centro 2 minuti prima della mezzanotte di sabato con una bici e uno zaino monospalla arancione che poi aveva con sé al ritorno. Intorno alle 2 di notte sarebbe andato nella villetta, che però, attenzione, non presenta segni di scasso né sulla porta né sulle finestre. Ne sarebbe uscito dopo 3 ore indossando gli indumenti della vittima. Alle 6:20 fa rientro al CARA con la bici e il borsone carico di oggetti, il cellulare della vittima, un PC, 2 macchine fotografiche e una collana d'oro rubate nella villa di Palagonia. Certo, un'ingenuità per chi ha appena commesso un massacro del genere. Ho trovato tutto sotto un albero e l'ho preso, ha detto agli inquirenti, ma un particolare lo inchioderebbe un suo anello trovato sulla scena del delitto, ben visibile al dito in alcune foto che Mamadou conservava sul suo cellulare. Ieri il GIP ha convalidato il suo arresto ritenendo sussistenti gli indizi di colpevolezza a suo carico. Al di là del caso specifico, il procuratore è tornato sul CARA di Mineo, definito già in passato un'emergenza di Stato. Non è gestibile una struttura che ospita 3.000 migranti, che peraltro dovrebbero stare là provvisoriamente, mentre in realtà vi stanno anni. E questo perché non è possibile che le procedure amministrative finalizzate a riconoscere lo stato di rifugiato politico a questi soggetti possano gravare su una prefettura in un numero così elevato. Gli ospiti del CARA, che conoscevano poco Mamadou, sono ancora sotto shock, hanno pianto, hanno preso le distanze dal delitto. E le indagini, che non si fermano, puntano fuori da qui, fuori da questo recinto di filo spinato, tra la malavita del posto che potrebbe essersi servita di Mamadou. Nella grande emergenza dell'accoglienza dei profughi si inseriscono anche delle storie piccole, come quella che arriva da Roncobello. Roncobello è un piccolo comune, ci sono meno di 500 abitanti in provincia di Bergamo. Nel maggio scorso ha accolto 47 profughi. In un primo momento i residenti hanno alzato le barricate, poi la situazione è migliorata. Adesso il parroco di questa cittadina ha chiesto ai propri parrocchiani di ospitare i profughi nelle proprie case, ma al momento non hanno risposto. Allora la nostra Raffaella Di Rosa è andata a vedere com'è la situazione. Marziani a Roncobello, qualcuno vuole ospitarli? Per ora nessuno risponde. In questo paesino, in cima alla Val Brembana, 492 abitanti, luogo di partenza per passeggiate ed escursioni, vivono 47 migranti da maggio. Siamo in provincia di Bergamo, un'area a forte densità leghista, anche se la loro presenza è stata quantomeno digerita dagli abitanti dopo un'iniziale ritrosia e qualche manifestazione di protesta. Nella gestione dell'emergenza è toccato anche a Roncobello fare la sua parte di accoglienza e dal Bangladesh, dal Mali, dalla Nigeria i 47 migranti sono stati portati in questa ex casa colonica gestita dalla Caritas. Quando arriviamo stanno pranzando, fanno da mangiare a turno una partita a ping pong o al biliardino, le giornate sono lunghe. Voglio stare nel vostro paese ma non a Roncobello, ci racconta questo ragazzo nigeriano di 23 anni. Beh, davvero non mi piace per niente questo posto. Fa freddo, piove tutti i giorni. Magari agli altri questo posto piace, però a me non piace per niente. Vorrei andare in un posto affollato, dove c'è lavoro, dove c'è qualcosa da fare. Qui non c'è niente da fare. Non hanno ancora i documenti, nonostante alcuni di loro siano qua già da 3 mesi. Fanno lavoretti in paese al mattino, le loro storie sembrano tutte uguali, lo strazio, la fuga, la speranza di un futuro migliore lontano dal loro paese. Spero in una vita migliore, ho lasciato la mia famiglia, non abbiamo ancora i documenti e spero che arrivino perché vogliamo lavorare. Sono qui da 5 mesi. Ho 25 anni, sono scappato dal mio paese, la Nigeria, lì c'è Boko Haram, sai, c'è una crisi politica. La casa vacanza ai piedi della montagna non ha il riscaldamento, entro fine mese i migranti dovranno essere spostati, l'inverno è impossibile qui dentro. L'idea era quella di un'accoglienza diffusa attraverso l'affitto di appartamenti sfitti e quindi magari suddividere i ragazzi per piccoli gruppetti. L'idea è quella. C'è qualcuno che si è fatto avanti, che ha detto sì, li ospito io?
Ma al momento di certo non abbiamo notizie. Dal vicariato dell'Alta Val Brembana un mese fa era stato lanciato un appello ai cittadini della valle affinché accogliessero 4-5 ragazzi oppure mettessero a disposizione degli appartamenti. Lei li ospiterebbe qualcuno di quei ragazzi? No. Che? No, perché di no. Massimo li può ospitare quel signore lì, guarda la chiesa com'è grande, guarda lì quanti ne stanno dentro. Non si può dire niente, chi sono, non ci disturbano, io sono come una villeggiante perché adesso vado via, torno a Milano. Però non danno nessun fastidio. All'appello insomma non ha risposto ancora nessuno, come ci hanno detto i volontari della Caritas e come ci conferma il parroco del paese Don Renato Villa, che alza le braccia quando racconta di aver perso qualche parrocchiano per la sua apertura verso i migranti. Sono qui, qualcuno viene a messa la domenica, non disturbano, qual è il problema, ci dice. Se avessi un ambiente adatto io non avrei nessuna difficoltà a ospitarli, però cioè, la Caritas, se un privato ha un appartamento, la Caritas li paga l'affitto. In tutta la provincia di Bergamo, 1.200.000 abitanti, negli ultimi mesi dall'inizio dell'emergenza sono arrivati 1.100 migranti distribuiti in diverse strutture nei vari paesi. Quello di Roncobello si può definire un esempio positivo di accoglienza, resta da vedere se qualcuno risponderà oppure no all'appello dei parroci. Ciao! E la gran parte dei profughi che cerca di raggiungere l'Europa, lo sapete, arriva soprattutto dalla Siria, un paese ormai martoriato, devastato dalla guerra, dove ormai è diventato impossibile vivere, come ci racconta una donna siriana che vive da diversi anni nel nostro paese. Si sta fuggendo perché non c'è più la speranza, la gente ha aspettato troppo dopo 5 anni di massacri, soprattutto purtroppo uomini giovani che hanno creduto nel cambiamento pacifico nei loro paesi, che hanno chiesto riforme, libertà e democrazia, purtroppo stanno scappando. Questa è la grande perdita della Siria, dove i suoi giovani stanno scappando, le famiglie, i bambini. Suir Katuda è in Italia da 38 anni, è arrivata qui per studiare e lavorare ben prima che il suo paese cadesse a pezzi. Da quando è scoppiata la crisi siriana cerca di aiutare chi è rimasto lì. L'ONG di cui fa parte manda quello che può con ogni mezzo. Per lei, come per tanti altri, la Repubblica di Bashar Assad rappresenta un regime repressivo e sanguinario, ma mai avrebbe pensato che nel XXI secolo si sarebbe arrivati a una guerra di questa portata. Il 70% del paese distrutto, 4 milioni di profughi, 400.000 vittime con nome e cognome, oltre a 200.000 dispersi. Si sta fuggendo da un paese distrutto, praticamente dove i barili della morte cadono sulla testa dei civili ogni giorno. Basti pensare che solo nel mese di agosto sono stati uccisi più di 2.040 persone. Le campagne sono le zone più colpite, visto che sono case di campagna e hanno dovuto fuggire per primis, ma anche in città i quartieri sono tutti assediati. Si vive senza acqua per anche più di 20 giorni con un caldo soffocante più di 40 gradi. Oggi parliamo di 5 milioni di bambini siriani che non torneranno alle scuole già da 3 anni. Chiedono che si intervenga perché quello dei siriani non diventi l'esodo del secolo. Non vogliamo assolutamente che la Siria si svuoti dalle sue persone. Noi abbiamo bisogno di un posto sicuro finché la gente rimanga in Siria e dobbiamo pensare che 2 milioni di profughi sono in Turchia, di cui forse metà non riescono a trovare i viveri per continuare la loro vita. Quindi il nostro volere è farli tornare in Siria e non affrontare questi viaggi di morte per arrivare in Europa. Una cosa che è stata chiesta dalla gente che usciva nelle manifestazioni dai primi giorni, no fly zone, perché la Siria è distrutta con gli aerei che erano preparati per difendere il paese, difendere la popolazione, invece purtroppo sono stati usati contro la popolazione. All'Europa chiedono un corridoio umanitario perché chi sta fuggendo dalle rovine della propria città non finisca ancora nelle mani dei trafficanti. 2 asili nido pubblici a confronto. A Reggio Calabria ne esiste soltanto uno ed è stato riaperto dopo 3 anni. A Guastalla invece ci sarà l'asilo più bello del mondo. Guastalla è un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia colpito dal sisma. 2 casi per analizzare un fenomeno che riguarda molte famiglie italiane.
311 euro è il costo medio mensile per la retta di un bimbo iscritto ad un asilo comunale. Una cifra che rimane stabile rispetto agli anni precedenti e che incide per il 12% sui conti familiari di ogni mese. Cifre che arrivano dall'Osservatorio Nazionale Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva e si riferiscono al 2014-2015. Ecco gli ultimi dati che compongono questa classifica regionale. È in Val d'Aosta che costa di più, 440 euro al mese, mandare al nido i piccoli da 0 a 3 anni. Quella più economica invece è la Calabria, con 164 euro mensili. Eppure è a Cosenza che nell'ultimo anno si rileva un incremento record della retta, più 117%. E poi le liste di attesa. Sono ancora troppi i piccoli che non frequentano l'asilo nido pubblico. Ottiene un posto meno del 12% dei bimbi tra gli 0 e i 2 anni. Mancano strutture comunali, quelle private costano troppo, un problema contro cui per 2 anni hanno combattuto i genitori di Reggio Calabria, tra i primi comuni italiani sciolti per infiltrazioni mafiose. Era l'ottobre 2012, un commissariamento che ha bloccato anche i finanziamenti per mantenere aperte le strutture comunali che ospitavano 5.000 bambini da 0 a 3 anni. Il capoluogo calabrese è rimasto così, senza asili nido. Il nuovo corso è iniziato nell'ottobre del 2014 con il neoeletto giovane sindaco del PD, Giuseppe Falcomatà, ma ci hanno pensato i volontari di Action Aid insieme ai genitori della città a rimboccarsi le maniche per riconsegnare l'asilo ai piccoli. Action Aid da molti anni ha strutturato la sua azione fondamentalmente attraverso una partecipazione dal basso, considerandola come un elemento fondamentale per tutte le attività di governance e per assicurare un'assoluta trasparenza nelle procedure amministrative, di controllo e di monitoraggio. Il terremoto giudiziario a Reggio Calabria aveva privato i piccoli di un luogo adeguato di primo apprendimento, così come un altro terremoto, quello naturale e violento, ha fatto tremare la terra in Emilia nel maggio 2012. Per 2 anni i piccoli del comune di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, uno dei tanti paesi della Bassa Padana messi in ginocchio dal sisma, sono stati ospitati in un container. Ma dalla prossima settimana, ecco finalmente dove andranno i bimbi da 0 a 3 anni, in questa nuova struttura in legno che accoglie, ricordando la pancia della balena di Pinocchio, con la luce che filtra dall'alto e i colori naturali dei materiali ad ammorbidire l'ambiente studiato apposta per loro. È già stato definito l'asilo più bello del mondo, progettato da architetti bolognesi, un edificio all'avanguardia non solo per come sono stati pensati gli spazi a misura di bambino, ma anche per i materiali utilizzati che garantiscono la massima sicurezza rispetto alle sollecitazioni sismiche. E poi c'è l'aspetto della sostenibilità energetica ed ambientale. Un impianto innovativo per il recupero dell'acqua piovana permetterà di ridurre del 57% la domanda idrica e i pannelli solari produrranno energia per coprire il 45% del fabbisogno energetico. Costo 3.200.000 euro, in piccola parte messi dalla regione. Il grosso dei soldi però è arrivato dalle donazioni post sisma e dal concerto Italia Loves Emilia. Sabato 19 settembre l'inaugurazione ufficiale, anche se i 120 bambini suddivisi in 6 sezioni entreranno prima in questo ambiente così luminoso e accogliente. Molti di voi ricorderanno Jennia Carogna, ovvero Gennaro De Tommaso, protagonista di quella sorta di trattativa allo Stadio Olimpico di Roma durante la finale di Coppa Italia. Nel frattempo l'ultrà è stato arrestato, è sottoposto al DASPO, ma secondo gli inquirenti avrebbe ancora un ruolo attivo nelle frange più estreme del tifo. Gennaro De Tommaso, detto Jennia Carogna, è tornato. Chi non lo ricorda in questa foto che all'epoca dei fatti fece il giro del web e non solo. Fu il protagonista della trattativa all'Olimpico il 3 maggio di un anno fa in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Seduto sulla rete di recinzione dello stadio convocò Amsic sotto la curva per ricevere rassicurazioni su Ciro Esposito, il tifoso ferito durante gli scontri prepartita e morto un mese e mezzo dopo, prima di dare il suo assenso al proseguimento della partita. Oggi si torna a parlare di lui dopo quei minuti interminabili di tensioni nella curva A domenica scorsa durante il match con la Sampdoria allo stadio San Paolo di Napoli. Una maxi rissa finita a coltellate. Gli uomini della Digos hanno fermato 10 ultra che si sarebbero incontrati nei vicoli di Napoli tra la Sanità e Forcella, quartieri bunker, con Jennia a Carogna per decidere strategie dopo i fatti di domenica, ultra del rione Sanità contro quelli di Forcella. De Tommaso, considerato il leader dei cosiddetti Mastiff, sarebbe intervenuto nella lite, probabilmente per sedare gli
animi e per evitare di attirare le forze dell'ordine già attenzionate sugli appartenenti alle frange estreme del tifo napoletano. Noto come colui che detta la linea nella curva stavolta non è stato ascoltato. Il suo gruppo è stato aggredito dalla fazione opposta, spintoni, schiaffi e sono spuntati anche i coltelli. La faida tra i due clan che governano nei due quartieri confinanti del centro storico di Napoli finisce tra gli spalti e continua a provocare morti ammazzati. Di sicuro a matrice camorristica l'agguato di ieri mattina nel rione Sanità, la vittima sarebbe legata al clan Misso Sequino, lo stesso clan protagonista della rissa di domenica al San Paolo e che avrebbe disonerato le regole dettate dal gruppo di De Tommaso. Per ora solo una coincidenza. A dare una risposta saranno le indagini in corso della Procura di Napoli e della Digos sui fatti di domenica e su quel mini vertice in mezzo ai vicoli cui Jenny Accarogna, che non è stato fermato e che è uomo libero nonostante la condanna a 2 anni e 2 mesi emessa il 29 aprile per resistenza a pubblico ufficiale e scavalcamento della recinzione dell'Olimpico. E sta sollevando molte polemiche il film Colossal su Maometto. Si tratta di una mega produzione iraniana, però è molto criticata dai sunniti perché vietano la raffigurazione delle profete, quindi un altro caso controverso. Un fascio di luce che illumina il viso fino a nasconderlo, una figura ripresa di spalle o di profilo, ma comunque mai riconoscibile in volto. È Maometto, nel film del regista iraniano Majid Majidi, che racconta il profeta cercando di non sfidare quel tabù islamico per cui la sua immagine non può essere rappresentata. Già durante la lavorazione, Maometto, messaggero di Dio, questo è il titolo del film, ha suscitato interesse, ma anche polemiche negli ambienti musulmani. Ora è uscito in Iran, dopo una premiere mondiale al Festival di Montreal, e c'è da chiedersi se diventerà un nuovo caso controverso, oggetto di condanne estreme, come la fatwa lanciata nei confronti dei versi satanici di Salman Rushdie. Nelle intenzioni del regista iraniano, l'obiettivo del film è rompere quell'immagine radicale, fanatica e violenta dell'Islam, diffusa dal terrore dei jihadisti dell'ISIS, ma la polemica è aperta perché in molte comunità musulmane, soprattutto per quelle sunnite, la rappresentazione di Maometto è vietata, nei casi più estremi non solo l'immagine del profeta ma di qualsiasi forma di vita. Non si tratta esattamente di un dogma, non sta scritto nel Corano, ma in alcuni hadith, i detti, ovvero i racconti della vita del profeta. Lì si trovano gli unici riferimenti a questi divieti, scritti probabilmente per scongiurare l'idolatria. Ora in Iran c'è un approccio molto più liberale alla rappresentazione di Maometto, tanto che il film, distribuito in 140 cinema di tutto il paese, sta registrando il tutto esaurito. Ma non è così per l'ortodossia sunnita. Dalla moschea e università di Al-Azhar al Cairo si sono immediatamente sollevate le critiche. Già nel 2012, durante la lavorazione, Al-Azhar, considerata la principale autorità teologica sunnita, ne aveva chiesto il ritiro. Ed ora, contro la pellicola, si è levata anche la voce del Gran Mufti Abdelaziz al-Sheikh, che ha definito il film un lavoro sceno e un atto ostile contro l'Islam. Una voce, quella della più alta autorità religiosa dell'Arabia Saudita, che potrebbe innescare un braccio di ferro con l'Iran. Il film è un colossal con 40 milioni di dollari di budget, finanziati in parte dallo Stato, è la più grande produzione mai realizzata in Iran. 5 anni di lavoro e la collaborazione di professionisti del settore di altissimo livello, oltre che un lungo lavoro di ricerca storica che ha messo insieme esperti sunniti e sciiti. Nuovo re della Vuelta di Spagna è Fabio Aru per il 25enne corridore sardo. Sembrerebbe essere arrivato ormai il momento della consacrazione tra i big del ciclismo. Immenso, spettacolare Fabio Aru, il corridore sardo secondo al Giro d'Italia. Dopo essersi scatenato sui Pirenei mercoledì nella Vuelta di Spagna, anche oggi indossa la maglia roja di leader della classifica generale. Ci sono ancora 9 tappe per giungere all'arrivo di Madrid, con 4 frazioni difficili in programma, ma nulla vieta di sognare e sperare nella vittoria finale di Fabio Aru in questa chiusura di stagione. Quella attuale è la 4ª da professionista per Aru, che va bene in salita, 5 le vittorie in montagna e ben 3 piazzamenti nelle grandi gare a tappe. 3ª al Giro e 5ª alla Vuelta dell'anno scorso, 2ª al Giro d'Italia di quest'anno. Sembrerebbe essere arrivato finalmente il momento della definitiva consacrazione dei grandi, quelli che ogni organizzatore vuole in gara. A soli 25 anni il campioncino sardo può rappresentare il futuro del ciclismo azzurro, anche per le classiche di un giorno, quelle più dure e piene di salite che possono far scatenare la sua potenza.
Il motore di Aro inizia ad entrare a pieno regime non appena la strada si impenna sotto le ruote della sua bici. Lo ha dimostrato più volte sui tornanti del Giro d'Italia e su quelli dei Pirenei, regalando emozioni ai propri tifosi con immagini che riportano alla mente quelli dei grandi scalatori, Marco Pantani in primis. E guarda caso, sulla miraglia della Stana siede quel Giuseppe Martinelli che guidò il Pirata nella doppietta Giro Tour del 1998. Proprio lui, grande stratega di ciclismo, assieme al general manager della Stana Vinokurov, sono stati perfetti nel plasmare Aru nel corso di questi anni, aiutandolo a crescere senza fretta, senza particolari pressioni. Aru iniziò la carriera come gregario di Vincenzo Nibali, salvo poi bruciare rapidamente le tappe ed accorciare le distanze che ancora lo separano dal campione messinese. La qualità per ripercorrere la carriera di Nibali, eccellente nelle ultime stagioni, ci sono davvero tutte. Ha dimostrato di poter competere con avversari del calibro di Contador, Froome, Quintana. Questa Vuelta può rappresentare il suo definitivo trampolino di lancio per entrare a pieno titolo nell'elite del ciclismo mondiale. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Prima di salutarvi vi aggiorno sull'incontro che si è svolto oggi tra il prefetto di Roma Gabrielli e il sindaco di Roma Marino, che è tornato ieri dalle vacanze. Come sapete e come è stato deciso da Palazzo Chigi, i due lavoreranno insieme in vista del giubileo straordinario che inizierà l'8 dicembre. Gabrielli ha detto: lavoriamo nella massima collaborazione, che non è nata il 27 di agosto ma il 3 di aprile, quando mi sono insediato. E poi, riferendosi all'inchiesta Mafia Capitale, Gabrielli ha detto: questo comune, cioè Roma, si è dotato di un assessorato alla legalità che ha lavorato proficuamente, ha spiegato, e che su alcuni ambiti è andato al di là delle indicazioni del ministro con riferimento ad alcune tipologie di controlli. In questo momento si è svolta appunto la conferenza stampa tra del prefetto Gabrielli. Ed è l'ultima notizia di oggi. TG Cronache torna domani in compagnia di Raffaella Di Rosa. Grazie per averci seguito e buon fine settimana a tutti voi.